qui al campo di Verano Patenora con il mister della squadra comprensorio di Verano Patenora. La partita con Pozzilli è appena terminata, è stato una sorta di scontro al vertice, perché prima Pozzilli, seconda comprensorio, grande prestazione da parte del comprensorio che vince 4-0 in casa. Qualche dichiarazione? Certo, abbiamo preparato nei minimi particolari in settimana la partita, consci della forza del Pozzilli, perché è una squadra che è prima in classifica, qualche cosa di buono lo doveva avere. L'avevo vista già due volte in precedenza, nelle precedenti partite, perché noi giocavamo il sabato, loro la domenica, quindi li sono andato a vedere e sapevo dove poterli pungere. E con un pressing asfissiante, in effetti, siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Mi devo comunque complimentare con loro perché, nonostante il 4-0, sono rimasti in partita per circa i 90 minuti. Comunque voglio complimentarmi con i ragazzi e dobbiamo andare avanti così, work in progress. Adesso siamo primi in classifica, dobbiamo sfruttare pure il turno che loro riposano. Quindi avete la possibilità di aumentare ulteriormente il grappolo. Ulteriormente i punti ancora in campo. Comunque noi siamo qui, cosci della nostra possibilità, cosci della nostra forza. Abbiamo fatto due innesti negli ultimi giorni, Scugio, peraltro autore del quarto gol. A che cosa sta puntando il comprensorio, la squadra? Qual è l'obiettivo che si è prefissato? Allora, l'obiettivo prefissato all'inizio era quello di ritornare nel più breve tempo possibile nell'eccellenza, perché per un capillo burocratico sapete tutti che questa squadra era iscritta in eccellenza l'anno scorso e appunto per un capillo burocratico siamo stati declassati in prima categoria. Al più presto vogliamo tornare nella categoria che ci compete, perché effettivamente come titolo il comprensorio ha il titolo di eccellenza, solo che ci hanno declassato per questo capillo burocratico, non possiamo recuperare perché sono due gradini, però cercheremo di recuperare al più presto, nel giro di 3 anni, questo era l'obiettivo, l'eccellenza. Purtroppo oggi la partita non è andata come si sperava, è finita 4-0, c'è stato il sorpasso da parte del comprensorio Verano, voi eravate la prima in classifica. Virtuale capolista. Virtuale sì, capolista, in più. Un commento a caldo. Nulla, a caldo che questa partita serve per noi per ridimensionarci, in quanto in verità la squadra era prima in classifica, ma di fatto è stato un po' di fortuna, diciamo che ci ha girato a favore e bisognerebbe ridimensionare davvero la squadra per far sì che manteniamo almeno i primi posti in classifica. Lottare per la vittoria è un po' difficile da parte nostra perché non siamo partiti con questa ambizione. Abbiamo migliorato la squadra sicuramente rispetto ai 2 anni precedenti perché abbiamo fatto i playout, una volta persi i ripescati, una volta vinti in finale con Aurora Capriati. Quindi diciamo che tutto quello che abbiamo fatto finora è buono e ottimo. Oggi dal primo tempo, ecco, c'era anche una partita che diciamo a testa alta abbiamo giocato e abbiamo visto anche una piccola occasione sullo 0-0 che poteva portarci in vantaggio. Però di fatto sappiamo la nostra squadra, che come si è visto oggi, era anche contata come presenza in panchina perché ci sono stati addirittura 7 abbandoni. Un complimento ovviamente con il Verano perché questa è una bella squadra, giocatori che conosco da anni come Pacitto e Augusto, abbiamo fatto la Juniores insieme, anche gli allievi Venafro, quindi è una bella squadra, mi complimento con loro. Questo può essere considerato solo uno scivolone, deve essere assolutamente considerato no, solo così. Assolutamente, no, a testa alta, ne usciamo a testa alta, ma queste sono cose importanti perché ti danno comunque... Bisogna cogliere sempre la parte positiva, quando si perde anche con questo svantaggio esagerato 4-0, però ecco, si analizza e si rialza la testa perché domenica prossima c'è l'Aurora Capriati che ha rifatto anche 4-5 acquisti e quindi in casa nostra non si può di nuovo magari lasciare spazio all'avversario. C'è stata il sorpasso da parte del comprensorio, tu sei purtroppo infortunato, quando pensi di poter ritornare? Rientrerò sicuramente dopo le feste, dopo i risultati dell'ultimo controllo medico e siamo contenti di questa vittoria, era per noi importantissimo portare a casa questa vittoria e il sorpasso per noi è qualcosa che avevamo già studiato da tempo, preparato la partita in settimana e il 4-0 è risultato. Il risultato è stato, esatto, è stato ottimo, giusto, giusto. Noi abbiamo organizzato una squadra, una società che sicuramente può puntare in alto.
Da qui a dire che potremmo vincere il campionato è ancora presto, però sicuramente puntiamo a rimanere in alto.